sono soddisfatto a metà, diciamo, perché la prima manche abbiamo fatto un tempo che non era proprio come ce l'aspettavamo, nella seconda siamo rimasti circa sullo stesso tempo, gli altri hanno peggiorato e Simone credo abbia avuto anche un problema, altrimenti forse sarebbe stato credo impossibile recuperare i 2 secondi, però a volte insomma è capitato tante volte anche a me, oggi diciamo se non per me almeno per le persone che mi aiutano e che mi seguono gli facciamo questo regalo. È stato Christian Merli con la sua Osella PA 2000 Honda a conquistare la 60esima edizione della Coppa Nissena, gara valida come seconda prova del campionato italiano velocità montagna 2014 organizzata dall'Automobile Club di Caltanissetta. Una gara a cardiopalma sino all'ultimo momento con il colpo di scena finale. Il trentino della Vito Morpot ha infatti bissato il suo successo di Erice grazie al miglior tempo realizzato in gara 2 di 1 minuto 59 secondi e 66 primi, che gli aveva permesso di sopravanzare il fiorentino Simone Fagioli sulla norma M20F, sulla quale si sono acuiti problemi al cambio già accusati in gara 1, che comunque era stata vinta dal pluricampione fiorentino. Secondo posto dunque per pochi millesimi a Simone Fagioli, mentre sul terzo podio il pugliese di Fasano, Francesco Leogrande, che ha trovato il giusto setup della sua performante Osella FA 30 Zitec. No, diciamo che da domenica scorsa abbiamo avuto dei piccoli problemi col cambio, non riuscivamo a capire che cosa, e poi nell'ultima manche sono venuti fuori e purtroppo mi ha abbandonato non so che cosa, perché ora se vai a vedere la macchina è a posto, quindi... Testimonial di questa edizione Ivan Capelli, già pilota di Formula 1, collaudatore ufficiale della Ferrari e attuale commentatore del Mondiale di Formula 1 per la RAI, che è intervenuto nel corso della tavola rotonda sulla sicurezza stradale e i giovani. Per quanto riguarda invece la Ferrari, purtroppo ne sappiamo gli ultimi accadimenti. È arrivato un nuovo team principal, Mattiacci, che prende l'eredità di Stefano Domenicali, di quello che ha fatto appunto Stefano in questi ultimi anni. Non è una situazione facile, perché la Formula 1 di oggi, che viene pensata oggi, è quella che ritroveremo fra un anno. Quindi bisogna forse ancora andare alla rincorsa rispetto agli altri team, però purtroppo questa è la situazione, la Ferrari deve far fronte a questa difficoltà. Però ha le risorse per poter sicuramente riprendersi.